Oggi siamo a Saluzzo, nel cuore ortofrutticolo del Piemonte e soprattutto nel cuore produttivo della mela rossa Cuneo IGP, che oggi con Riccardo dei Cicculatè, che è questa bellissima cioccolateria, sì, quasi un confetto nel centro storico di Saluzzo, andiamo a vestire la nostra mela di un fascino molto goloso ma anche molto giocoso. Quindi mela mangio, che risponde perfettamente anche all'intonazione della campagna promozionale della mela rossa Cuneo IGP, che si intitola proprio Mela racconti l'IGP di Cuneo, e oggi ce la racconta Riccardo. Iniziamo con far sciogliere una piccola noce di burro, certo, con dello zucchero in modo che possa caramellizzare un pochettino. La mela rossa la teniamo proprio con la buccia. Quindi abbiamo scelto per questo una mela non troppo matura. Esatto. In questo caso una Red Delicious, e utilizziamo anche, valorizziamo quello che è il suo contrasto naturale, quindi l'aromaticità mixata con la freschezza e ovviamente la sua dolcezza. Vado ad addolcirla ancora un tantino aggiungendo una piccola quantità di zucchero perché mi serve per la caramellizzazione. Vado a sfumarla leggermente con un sidro di mela. Cerchiamo di non prendere tanto il succo che certo, fuoriesce dalla mela. E in questo momento vado ad aggiungere una piccola quantità di granella di nocciola. Okay. Adesso introduciamo un attimino il frigorifero. Abbiamo la mela che abbiamo già frullato e invece il succo limpido di mela. Per prima cosa portiamo a bollore appunto il nostro succo, abbiamo i tuorli, abbiamo messo lo zucchero, andiamo a unire lo zucchero, andiamo a sbatterlo leggermente, raggiunto okay, il bollore molto rapido, sì, andiamo a inserire il nostro composto di tuorli e zucchero all'interno del succo caldo. Lo riportiamo in cottura. Ah, lo riportiamo in cottura. Come raggiunge il bollore bisogna fermarsi. Quindi a questo punto andiamo a versare la parte calda sulla polpa di mele, a unire la gelatina vegetale. La nostra panna non è tantissimo montata, leggermente. Quindi vado a introdurre delicatamente un piccolo quantitativo di sidro. Quindi riprendiamo i nostri bicchierini. Abbiamo la polpa di frutti di bosco, quindi abbiamo, sì, preso i nostri frutti di bosco, li abbiamo semplicemente frullati. La seconda parte è sempre la nostra panna montata, certo, che adesso andiamo a montare. La terza parte è della meringa. La meringa l'abbiamo già preparata, che all'interno della meringa abbiamo messo anche del lampone già. La parte di meringa all'interno del frullato. Andiamo a farlo sciogliere pian pianino assieme. Andiamo a intromettere il mix di bosco all'interno della panna. Un po' di buccia di limone. Andiamo e uniamo una la parte gelatina. Di gelatina. Inserire questa granella, che sono dei lamponi disidratati che poi vengono resi in granella. Fare il nostro bicchierino delicatamente. Ecco qua. Prendiamo una mora, un lampone. Proprio cerchiamo di intromettere tutti i vari fruttini, fragoline, mirtillo e ribes, un pochettino sul lato. Era la nostra firma in cioccolato, la firma De Petris, all'interno del dolce, appunto una scritta in cioccolato di De Petris. Il dolce è completo, il tutto viene accompagnato ancora con un macaron dal colore rosso della mela con una crema di mele all'interno. Quindi il nostro dolce me lo mangio, è pronto per essere mangiato. E quindi me la mangio. Prego.